In collaborazione con... Benvenuta al notaio Giorgia Manzini, buongiorno. Grazie, buongiorno. E buongiorno anche a Fabrizia Pini, che è volontaria del progetto Non Più Soli, sportello al Tribunale di Reggio Emilia per l'amministrazione di sostegno. Buongiorno, benvenuta. E così oggi potremo fare il punto di un servizio molto prezioso, partendo, come sapete, dalla legge sull'amministratore di sostegno del 2004, che è intervenuta per stabilire e prevedere l'affiancamento di una persona di riferimento ai soggetti deboli. In questa puntata vedremo di fatto come funziona in generale a Reggio Emilia e nella nostra provincia. Partiamo proprio da questa legge, notaio, come è nata la legge e a quali destinatari si rivolge? Certo, continuiamo oggi il discorso che abbiamo iniziato nelle settimane precedenti sulle persone prive in tutto o in parte di autonomia. È un aspetto della nostra società che la legge ha affrontato nel 2004 introducendo una decina di articoli nel nostro codice civile per dare un'alternativa a due istituti che erano già previsti, che erano l'interdizione e l'inabilitazione delle persone non capaci di compiere atti giuridici. L'amministrazione di sostegno è uno strumento alternativo che prevede l'assistenza, l'affiancamento e la cura di persone che abbiano una menomazione o un'incapacità anche temporanea e anche parziale di poter provvedere ai propri interessi. Quindi è uno strumento alternativo che vuole essere più duttile, quindi più misurato sulle esigenze della persona, e vuole essere anche più un procedimento più snello. Il giudice ha 60 giorni per rispondere all'istanza presentata dai soggetti interessati. E dunque è stata una legge che comunque ha avuto un discreto successo e che nella nostra provincia è stata concretamente affrontata grazie a queste persone straordinarie che con il loro volontariato sono state prima formate dai giudici del nostro tribunale e poi costituiscono il sostegno degli amministratori di sostegno. Allora, vediamo, signora Fabrizia, come funziona proprio anche questo sportello e ci ricorda anche un po' la genesi di questo progetto. Certamente. Allora, il progetto è iniziato nel 2011, quando Darvoce si è fatta carico di raccogliere tutte quelle istanze, le preoccupazioni delle persone che dovevano comunque rivolgersi allo sportello del Tribunale per fare domanda per l'amministrazione di sostegno e che trovavano difficoltà anche soltanto ad accedere agli uffici, un po' per il timore che poteva rappresentare l'edificio, un po' per i moduli che non sono sempre comprensibili, e il dover compilare domande molto spesso incomplete e anche documentazione inadeguata. Dopodiché ha pensato questo progetto mettendo dei cittadini volontari a disposizione di altri cittadini, quindi non più severamente il rapporto con l'istituzione, ma con cittadini del loro stesso livello. Siamo stati formati, come diceva il notaio, sia dai giudici che dal personale della cancelleria, che ha spiegato tutte quelle che possono essere le pratiche burocratiche, l'iter procedurale. Dopodiché siamo operativi dal 15 marzo del 2012, quindi ormai sono 5 anni. Abbiamo acquisito competenze tali che comunque permettono di aiutare validamente le persone e soprattutto abbiamo la particolarità di voler ascoltare le storie, le problematiche delle persone che si presentano in modo da poterle aiutare nel miglior modo possibile. 5 anni di attività, 5 anni di incontro anche con situazioni complesse. Diversissime fra loro. Come numero consistente. Noi abbiamo, praticamente siamo in 10 volontari nello sportello di Reggio, 24 volontari in tutto perché agiamo anche in sportelli decentrati, solo informativi, a Guastalla, Montecchio, Correggio e Scandiano. Prossimamente apriremo anche a Castelnuovo Monti. Comunque abbiamo dedicato in questi 5 anni più di 22.000 ore di volontariato. Abbiamo risposto anche a quasi 7.000 richieste telefoniche, 400 mail e in più abbiamo fatto insieme agli utenti più di 700 ricorsi, più di 1.000 istanze e di 1.000 rendiconti. Questo per dare un'idea dell'attività costante. E abbiamo utenti registrati che sono circa 2.700. Tutto questo in cinque anni, è stato un crescendo. L'amministratore di sostegno è un istituto che viene parecchio utilizzato.
vogliamo pensare anche grazie al nostro impegno. E beh, anche a una comunicazione che ci deve essere, perché ovviamente poi il cittadino deve essere informato rispetto a questa opportunità. E allora proviamo a capire come viene scelto l'amministratore di sostegno, notaio, quanto dura in carica. La legge prevede i criteri per la scelta di questo amministratore di sostegno, che normalmente viene designato fra i parenti più stretti, quindi il coniuge, il convivente, i parenti, il fratello, la sorella, i figli del beneficiario. Perché lo chiamiamo beneficiario? Perché proprio è uno strumento questo amministratore di sostegno per dare assistenza, ascolto, per sostituire il soggetto che si trova in questo stato anche temporaneo di difficoltà in determinati atti o in tutti gli atti ove necessario. Come viene scelto? Può essere designato dallo stesso beneficiario con il sistema che chiamiamo ora per allora, e cioè cosa significa? Che è una dichiarazione di volontà che si può compiere solo quando il soggetto è capace di intendere di volere. Quindi in previsione di una propria futura incapacità, il beneficiario può designare con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e qui interviene il notaio, il proprio eventuale futuro amministratore di sostegno. Oppure può essere designato anche dal genitore, sempre per parlare del dopo di noi, nel testamento o in atto pubblico o scrittura privata, ove il beneficiario è il figlio. E in ogni caso è un incarico gratuito che è sempre revocabile o per negligenza, sempre tutto sottoposto alla vigilanza del giudice tutelare. Interviene in questo procedimento di volontaria giurisdizione anche il PM, il pubblico ministero, e dura in carica 10 anni questo amministratore di sostegno. Si può pentire anche si può di pentire questa disponibilità. Se non sei un parente strettissimo, coniuge, convivente, che ormai è equiparato, e ascendenti e discendenti, che questi possono durare in carica anche a tempo indeterminato, e ci si può pentire, si può chiedere al giudice tutelare la propria sostituzione, oppure appunto in caso di negligenza o di atti dannosi per il beneficiario può essere il giudice tutelare stesso a prevedere la sostituzione, oppure se è necessario revocare questa amministrazione di sostegno può intervenire anche d'ufficio il giudice tutelare per ridare piena capacità alla persona, al beneficiario, oppure per passare in una fase successiva un po' più ove la situazione diventi più grave, che può essere l'interdizione o l'inabilitazione. Prima si diceva, Fabrizia, tanti soggetti che si sono rivolti al vostro sportello, tante le storie naturalmente, tantissime. Però la tipologia un po' di coloro che vengono a chiedere il nostro aiuto e le risposte anche che voi riuscite loro dare. Certo, innanzitutto chi viene a chiedere il nostro aiuto non ha assistenza legale, quindi la maggior parte sono parenti di persone che hanno perso la loro capacità o cognitiva perché sono anziani, oppure anche sono inabili temporaneamente perché hanno subito un incidente o perché sono soggetti a dipendenze patologiche, droga, alcolismo. In questo caso possono essere loro stessi a venire a fare richiesta per un'amministrazione di sostegno nel frattempo che si curano per uscire dal problema della dipendenza. E normalmente queste persone comunque hanno già delle storie abbastanza triste, abbastanza penose. Di conseguenza il nostro ascolto li mette, se non altro è terapeutico, io penso, perché li mette a contatto di una realtà che comunque è disponibile nei suoi confronti, disponibile ad affrontare insieme alla persona tutte le difficoltà dell'iter burocratico, chiaramente parliamo in questo senso. E per attivare l'amministratore di sostegno, perché io capisco che molte famiglie sono già ovviamente interessate, ma soprattutto informate, però coloro che non sanno come poter approcciarsi a questo tipo di discorso, malgrado abbiano l'esigenza di appunto percorrere questa strada, cosa bisogna fare, notaio? Certo, parlavamo nelle precedenti puntate appunto dei bambini autistici, di questi soggetti che poi crescono, diventano maggiorenni, e per compiere atti giuridici i genitori non hanno più la potestà su questi soggetti, che però non sono dotati di piena autonomia decisionale, quindi devono essere affiancati. Cosa bisogna fare? Non occorre necessariamente rivolgersi a un legale, anche se l'intervento del professionista è sempre consigliabile. Abbiamo questo sportello dove rivolgersi per avere tutte le informazioni del caso. Nel nostro tribunale, grazie a questi signori, sono stati compilati anche dei moduli
prestampate in modo che il percorso è guidato ed è diventato molto più fluido. E inoltre, che cosa succede? Che l'amministratore di sostegno non deve necessariamente essere un parente, perché può essere anche un volontario, un vicino di casa o una persona semplicemente che si voglia occupare delle persone sole. Quanto costa attivare questa procedura? Normalmente molto poco, per essere una procedura burocratica, comunque ci sono delle spese di bolli per il rilascio delle copie, ma è un ufficio essenzialmente gratuito, anche sì. Quello dell'amministratore di sostegno, si tratta di un ufficio gratuito, certamente il giudice può prevedere un rimborso spese perché l'attività spesso è impegnativa. Quindi chi lo paga di fatto? Di fatto lo paga il beneficiario, la famiglia del beneficiario, purtroppo non sono spese a carico della comunità, però sono spese contenute, normalmente contenute. Per la formazione degli amministratori di sostegno anche a Reggio Emilia siamo organizzati. Siamo assolutamente organizzati perché Dar Voce, che praticamente gestisce tutte le società di le associazioni di volontariato, ha già negli anni formato tantissimi amministratori di sostegno volontari, facendo dei corsi di formazione. Adesso sta istituendo addirittura dei seminari che poi sfoceranno in corsi di formazione. E questi volontari si iscriveranno poi, una volta che hanno fatto il corso e praticamente abbiano dimostrato di avere idoneità, si potranno iscrivere a una lista di volontari per fare amministratori di sostegno alle persone. Quindi le informazioni corrette le possono richiedere a Dar Voce? Assolutamente, sì. Informazioni in assoluto si trovano anche sul nostro sito www.nonpiusoli.org. Ci sono tutti i nostri orari degli sportelli, tutti i riferimenti telefonici anche di Dar Voce. E comunque chi vuole fare volontario, sia per gestire una persona fragile che per fare volontario di sportello, deve comunque rivolgersi a Dar Voce. E per chiudere, notaio Manzini, il contributo dei notai a questo percorso così virtuoso, qual è stato? Beh, è stato molto attivo fin dall'inizio. Innanzitutto la legge ci rende i soggetti attivi per ricevere le designazioni. Abbiamo visto che la designazione dell'amministratore di sostegno può avvenire ad opera dello stesso beneficiario per il suo futuro, per quando sarà eventualmente incapace di intendere e di volere. È una designazione ora per allora che si compie dal notaio con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La designazione può essere fatta anche dal genitore e in ogni caso il notariato reggiano ha contribuito a formare in tribunale questo registro informatizzato dove vengono inserite, è già previsto dalla legge, le aperture delle amministrazioni di sostegno. Noi siamo anche partner di Dar Voce, abbiamo sostenuto questo progetto fin dall'inizio perché il nostro ruolo negli atti notarili è proprio quello di verificare la capacità di intendere e di volere delle persone, la capacità di capire gli effetti giuridici dell'atto che stanno compiendo. Normalmente lo strumento che si utilizza è la Procura Generale, che è questo modo di farsi sostituire, di avere un alter ego che possa sostituire la persona negli atti notarili per esprimere la volontà. Però la Procura Generale richiede che il soggetto, il cosiddetto mandante, sia capace di intendere di volere. Nei casi di incapacità la Procura Generale non è ricevibile, occorre ricorrere a questo strumento. Quindi per il notaio è uno strumento fondamentale nell'indagine della capacità delle persone che gli si presentano davanti. Grazie, chiarissime come sempre, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Grazie a voi.